siamo qui per un'altra magari evitare il riverbero sarebbe una cosa molto 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 gradita. E siamo qui per una live rapidissima, come vedete non ho neanche attivato la webcam, subito, rapidi, giusto una buona mezz'oretta in compagnia di Daru Kozol, la nostra spada millenaria del ghiaccio soppresso. Abbiamo anche una nuova veste grafica, come vedete, ovviamente non ho neanche attivato la webcam per la durata della live, che è più o meno un test audio, test video, test dell'overlay. Sto qui a monitorare un po' il mio overlay dal tablet, vediamo un po'. Abbiamo appena dato il consenso al signorino qui, super mega simpatico della furtività ladruncolosa, di andare a fare le sue prodigesta al nostro servizio. È andato a prendere un po' di armi e quant'altro. Abbiamo lasciato il nostro eroe lì a scodinzolare dietro i granchiosauri e ora andiamo appunto a riprendere da dove abbiamo lasciato, sperando che l'audio si senta. Ok. Purtroppo niente webcam, ma la fortezza di mezzo. E siete anche fortunati, perché non è un bello spettacolo. Quindi per questa live rapida in dolore non abbiamo webcam, ma come ripeto è soltanto una prova di audio video, ma andiamo un po' avanti nel gioco, quindi funziona anche come episodio della saga Dumb Souls 3. Quindi niente, andiamo avanti, aspettiamo che il signorino magari carichi. Ecco, meno male. Strada dei sacrifici, l'abbiamo abbandonato qui. Questa strada però non me la ricordo. Ci siamo arrivati? Ok. C'era. Ma giusto una curiosità, giusto per vedere se c'è il tizio spadafrago velocissimo della rapidità del ghiaccio esotico. Ok, allora no. Siamo andati molto oltre. Ci sono i tizi corvini, quindi dobbiamo scendere. Ecco, qua c'erano i due tizi che volevano. Qualcuno è morto per cause ancora non certe. Ci ha dato un po' di anime. Comunque sia, infiliamoci la fiaschetta su per l'esofago e iniziamo la nostra traversata. Durerà pochissimo, molto rapida. Passiamo da qua perché mi va. Infatti ho fatto bene, c'è un tizio riverso a terra, qui non c'è nulla a parte i nostri simpaticissimi funghetti velenosi che raccogliamo senza patentino, quindi siamo anche abbastanza sicuri di noi stessi. Yeah. Oh madonna mia, arriva il crocifisso. Sono cazzi. Ecco, è finita molto rapidamente, devo dire. Vediamo sempre un'occhiata allora. Molto più snella questa veste grafica, devo dire, mi piace molto di più. Molto di più. Ovviamente totalmente handmade. Mai fatti overlay per nessuno, mai fatti overlay per me stesso. Quindi il primo tentativo non è andato malissimo, Non è andato malissimo. Mi piace parecchio. Prima ne avevo fatto uno che andava lì a coprire l'equipaggiamento e non era bella. Come cazzo parlo? Non era bella. Qui nessun premio per me.
Ah, e si è mimetizzato. Guarda come si mimetizza, pezza di merda. È rapidissimo, cazzo. Ma che cazzo sei? La Madonna. A casa mia si dice più grande sei, più rumore fai quando cadi, quindi alla fine muori male sempre. Questa è tutta colpa. Ecco, questa è tutta colpa di questo cazzo di lag che mi affligge da ieri, non so per quale motivo arcano. Dai, Dio me. Tanto aerei random che mi passano a 20 metri da casa. Benvenuto. Amo cazzo duri, vabbè. Questa è una live rapidissima. È giusto un test per verificare audio, video, roba. E cazzi, appunto, cazzi vari. Ed è arrivato un cazzo in chat. Perfetto. Non mi freghi, no. No, invece mi frega e come. Fondo brutto. Mi devo ricaricare. Ho la spada del... La spada polaretto. Niente, non becca il backstab. Non apprezza essere backstabbato. Magari così? No. Eh sì, andiamogli in bocca direttamente. Che cosa buona e giusta. Ok. Non è andata poi così male. Oh wow, il frammento di titanite, aspetta. Che premiaccio. Allora, i granchiosauri, meglio non disturbarli qua. Li lasciamo dormire. Il nostro chiodino falso. Allora, vediamo un po'. Giriamo qua. Facciamo una bella passeggiata. Eccolo lì. Che carino che sei, guardalo. Oh. Guarda quanto è carino. Guardalo come si desta subito. Bello lui. Bello lui. Quindi battaglia? Battaglia sia? Vabbè, dai. Proviamoci. Proviamo. È la Madonna. Ho preso merda. Vediamo un po'. 11.09. Termine ultimo della live 11.45. Quindi dobbiamo ammazzarlo in 45 minuti. Credo sia non fattibile. Dai, dai. Un rush rapido verso questo tizio. Che poi, per chi non lo sapesse, è un cavaliere. Cavaliere d'argento. Cavaliere nero, come cazzo si chiama? Insomma, chi ha giocato ai primi Dark Souls capisce benissimo chi sia. È come la trama di Dark Souls sia così serpentina, sia così avvinghiata. È complessa e contorta. Allora, passiamo da qua e dobbiamo per forza ammazzare sto pezzo di merda. Per forza di cose, se no non possiamo andare avanti. Non possiamo andare avanti, no. Come facciamo? Vabbè, non t'ho visto, sai. Non è andata malissimo, eh. Qui ho avuto un timing cazzuto ma overpower, però non ripeterò mai la stessa cosa, mai, mai, nemmeno con 6.000 ore di gioco riuscirò. Che cazzo. Intanto glitcha di brutto glitcha tantissimo il crocifisso. No, non dall'altra parte.
Mamma che errore. Attenzione. Mi sento molto Arya Stark. Oh, Apocazzi Duri, grazie per il segui. Ti stimo tanto. Vabbè, ha avuto una brutta giornata alle poste. Sapessi la mia. Niente, non amo il backstabbing. Aia, dolore atroce. Dai. Ok, si va. Ma non ho capito come mai non mi dia l'animazione del follow. Aspetta un po'. Capisco come mai. Ah beh, aspetta. Perché non mi dà niente qua? Non doveva nemmeno essere una live aperta questa, doveva essere una prova, però fa sempre piacere che ci sia qualcuno. Ieri ho fatto uno stream la notte, ma è stata un'ora di solitudine totale. Ah, va bene così, è stato anche un banco di prova. È stato anche un banco di prova per migliorare un po'. Allora. Alert box. Sì. Non ha neanche aggiornato la cosa lì. Non ha neanche aggiornato la cosa in My Goals. Non so perché. Follower goal. Aggiorniamo. Perché dovrebbe aggiornarla. Non aggiorna. È sempre 19. Sei un pippo. Abbi pazienza. Sei un pippo. Sei. Non vuole aggiornarla. Vabbè. Adesso io non ho tempo per. Bla bla blob. Però. L'importante è che l'abbia aggiornata giù. Assolutamente. L'importante è quello. Mi va bene così. Vai, riprendiamo un po'. Allora. Ecco i granchiosauri. Continuiamo qua. Qua ce n'era un altro? No, l'abbiamo appena ammazzato. Ma che cazzo di memoria c'ho? Vediamo un po'. Qua non ci possiamo ancora andare. Mamma, come lagga, come la matriosca, cazzo. Curiamo. Perché c'ho fisso della fiaschetta del mana? Povera anima. Ma nemmeno il tempo di... Allora, hai un'armatura bella pesante, quindi... Ehi, la madonna, con un colpo cosa fai? Con un colpo cosa fai, cazzo? Allora, se non sbaglio... Ma direi anche che va bene così. Il problema è che hai un'armatura pesante, quindi la spada di ghiaccio potrebbe... indebolirti... renderti lento, come non potrebbe nemmeno scalfirti. Adesso proviamo. No, ha detto che non vuole essere backstabbato, quindi va bene così. Vabbè, vieni qua perché ho più spazio. Eccole. La madonna. Va bene. Ciao caro, è stato un piacere. Speriamo che mi abbia dato la spada. Spada o scudo. I guanti, ma che cazzo i guanti. Io me ne faccio una beneamata mazza. Allora, qui cosa c'è? Ah, mamma mia, questo è un cazzo di puzzle pazzesco. Cioè,
Nel senso che mi perdo fisso qua. Cazzo. Mi perdo tantissimo. Le lame del coso lì non ho fatto in tempo a leggere. Andiamo avanti. Ah, ok, strada senza uscita. Bene, bene, bene. Il carbone di Farron. Che si tratti di illusione? Avevo pirla. No, non era un'illusione. Vediamo allora. 16, molto bene. Niente da fa, lagga come un disperato, porca puttana. Ok. Dai però, ma non mi ha dato mai problemi sto cazzo di gioco. Ah. Allora, se non Farron. Ecco i granchiosauri del cazzo. Io non ti sto cercando. Che cazzo. Dai. Ma sei una merda. Ma corri. Ma corri. Ma che cazzo fai. Ok. Vai 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 vai. Sono vivo. Sono vivo. Sono vivo. Sono vivo. Lagga come una merda. Oh. Aspetta 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 aspetta. Ma perché laghi così. Oh merda. Cosa? Scusa? Scusa, desidera? Desidera? I signori hanno ordinato? Madonna mia. Oh cazzo! I signori hanno ordinato qualcosa? Oh merda! Oh no 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 no. Ok. Madonna, ma perché mi devo far da balia a sti tre tizi io? E due, cioè, valgono da tre però. No. Mamma mia, bad timing. Ma che cazzo però. Io vi faccio ammazzare dei granchio cerebrolesi. Scusa, ma se vado dritto? Scusa ma scendi o non scendi? No dai è morto, non ci credo, cazzo. Ok, quindi uno penso vada bene. Ma perché laghi così tanto, figliolo? Perché laghi così tanto? No! Pezzo di merda! Ma davanti al falò no, Dai, ma non laggare così, merda. Merda umana. Madonna! Perché laghi così tanto, cazzo di merda? Ce la posso fare, ce la posso fare, eh? No, no, no. Oh merda. No, non me ne sbatti un cazzo. No, ma perché laghi così, cazzo, porca troia. Uno, due, tre. Ce la posso fare. Ce la posso fare, merda. Dai, dai, che sia una merda. Dai, che sia un cazzo di... Uno, due, tre. Dai, sei morto. Sei morto. Dio, merda. Ovviamente era Dio, virgola, merda. È morto. Sì, cazzo, sì. Mado. Quanto cazzo mi hai fatto sudare qua. Lo spadone dell'esule. Dove
festato questa cosa qua. Mai riuscirò a impugnarla. Spadone marchio. Wow, bellissima. Questa spada è la più pesante tra gli spadoni ricurvi. Richiede una forza disumana. Il fendente rotante. Bah, bellissimo. Bellissimo. Candello, mazza grande. Ok. Adesso ci sediamo. Vediamo allora. Abbiamo tempo di una. Abbiamo ancora tempo per un'esplorazione, dai. Oh, qua ci sono le melme velenose. Eccole qua. Piu, piu. Piu, piu. Ok. E qua c'è tanta roba. Qua c'è tanta roba. C'è tanta roba da scoprire. Ad esempio qua. Ma si scontra una vicenda. Vediamo che cosa c'è. Ah, maschera lacera. Magari è qualcosa di interessante. Chi lo sa, vediamo un po'. Allora, maschera lacera, che cosa fa? È un oggetto improvvisato, indossato per limitare l'inalazione di fumi velenosi. Aspetta, però, quindi aumenta. Ah, aumenta la resistenza al veleno. Come l'aumenta, ovviamente, anche questo. Però 28-29, io preferisco usare lui. Ah, ma come sei bello, cazzo. Come sei bello. Spegni le fiamme e apri la porta per accedere al sangue di lupo. Ok. È stato abbastanza chiaro. Spegni le fiamme, le fiamme. Quelle sono le fiamme, no? No. Allora. Ecco. Vediamo intanto qui di riprendere qualcosa. Muschio purpureo ci servirà tantissimo. Belle ferre. Tanto ci inzuppiamo tantissimo. Vai, ci inzuppiamo. Come siamo belli proprio. Violacei. Ah, mi siedo qua. Non sbatte niente a me. Tanto questi sono dei pippoli. Li ammazziamo quando vogliamo. Attacca la vicenda, ma... no. Un pezzo di addirittura. Ok, no, non dare pugni, per carità. Per carità del Signore. Ma 10.000, stiamo attenti. 10.000 anime. Perdere 10.000 anime al giorno d'oggi è come dimenticare 20 euro al bancone del bar. La pietra prismatica, non ce ne sbatte un cazzo della pietra prismatica. Vediamo se riusciamo a prendere quello. Sì. Frammento, molto bene. Intanto vediamo una torre collassata. Però sta cosa qua mi ricorda qualcosa. Dobbiamo... C'è qualcosa di interessante su... su questa pia, infatti. Ho la scheggia di Estus, mamma. Se non è interessante la scheggia di Estus, non so cosa sia. Non so cosa lo sia di più. Ci sono i tizioni qua. E due. Due. Allora, proviamo ad aggrare il più deficiente. No.
Eh no, chiamalo deficiente. Ah, lancia merda, bene, bene. Quando si dice, ma perché mi lanci la merda addosso? Non so come si chiamano quelli che ci sono, i piromanti che usano il fuoco. Scudo di Gru. I piromanti che usano il fuoco, gli stregoni che usano le stregonerie, e quelli che lanciano la merda si chiamano, come si chiamano? I merdanti è figo. Perché ne sento un altro? No, ok. Però utilizziamo la fiaschetta estusa. Ma che, con quale fendente? Con quale fendente volevi ammazzarmi? Vediamo l'orario, perché qui stiamo andando un po' oltre. No, va bene, va bene, va bene. 27. Resina marcia. La resina marcia. Intanto non mi aggiorna la barra, ma vabbè. Ma vabbè. Allora, qui non c'è un cazzo qua. No, 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 aspetta. Ecco la fiamma. A mani nude, attenzione. A mani nude. Vabbè, guanti alla fine. Attenzione, arriviamo al lazzaretto. Ok, proseguiamo. Cerchiamo le altre fiammelle, ma penso che non riusciremo in tempo, quindi andiamo solo un po' avanti. No, qui da dove siamo arrivati? Credo. In teoria non ci si può sbagliare, però... No, 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 è da dove siamo arrivati. Oh no, eh no, questo non c'era prima. No, non è assolutamente da dove siamo arrivati. Ma che carino che sei. Che pregavi... Ma quanto sei pezzente! Mamma, cosa ho rischiato. Mamma, cosa ho rischiato. Che cazzo sei tu, Belzebù? Ah, ma sei quello gigante! No, vabbè, non lo sapevo. Boh, salterai di nuovo, immagino. No, 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 vabbè. Questo è da fare subito. Non va bene così. Non va bene per niente così. No, 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 no. Sta cosa va piallata. Assolutamente. Perdere le anime in questo momento qua non va bene. Allora, da qui non si vedrà mai. Infatti io opto per il rush. Facciamo un po' di rush, vediamo un po' se riusciamo ad arrivare al punto di prima. Allora, vediamo un po'. Ok, si va di qua. Poi si va di qua. Poi si va di qua. Qua c'erano i tizi. Svegliamone uno alla volta, per carità. Ma che poi è lo stesso. Ed era anche disarmato. Era anche disarmato. I merdoteri. Dai, fatti stabbare, porca Eva. Non si fa stabbare. Ok. Ora si va avanti.
Da questa parte, perfetto. Oh, mi ricordo benissimo. Dove stanno le nostre anime? Stanno qua dietro. Stanno qua dietro. No. Dove ca... Ah, eccole. Ma sei proprio lì. Ciao, santuario. Benvenuto. Purtroppo sarà una live breve questa e dovrò staccare fra 10-15 minuti. È stata una live, una trentina di minuti, un po' una prova audio, una prova video, una prova del nuovo layout, disposizione dell'overlay e roba varia. Quindi mi è arrivato anche un follow, come ben vedi, inaspettato. Però tutto sommato è solo un test, quindi vedila, prendila con le pinze. Ma grazie per essere qui comunque. Sì, ma non impara dai suoi errori questa capra. Non vuole imparare dai suoi errori. Oh, nel coccige. Nel coccige. Dritto, dritto nel coccige. Allora, qua nel muro. Frammento di titanite. Bene, 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 bene. L'importante è aver recuperato 10.000 anime, che non erano poche. Come ho detto prima, perdere 10.000 anime in Dark Souls è come perdere 20 euro al bancone del bar. Uguale, stessa sensazione. Vediamo un po'. Qua dovrebbe esserci l'altra fiammeccola. Ah, arrivano gli stercorari. Altri? No. Ok. Muschio purpureo. E spegniamo l'altra fiammella. Ci fa piacere. Prendiamo fuocherello che poi si va a riaccendere qui. Ma sono cose che già conosciamo, quindi andiamo avanti. Proseguiamo. Non ricordo se fossero... Siano due o tre. Volevo dire tre o quattro. Sinceramente non mi ricordo. Vedo degli occhi rossi. No. Ah, inutile. Beh, sì, lo stavo per dire pure io. Attenzione a non bruciarci. Come vedi, anche lo spazio riservato alla webcam è chiuso, quindi è giusto una prova, anche perché dovrei tirar fuori la reflex, montarla su treppiedi. Ora non ho proprio tempo, è proprio una cosa rapida, rapida, rapida. Oh, tutti e tre, ma che bella combriccola di casinisti. Guarda, 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 guarda. Vabbè. Ma questo che ha un alito di melanzana. Ah, le spalle, bastardo. No, no. Eh no, questa me l'hai pagata adesso, cara. Ok. È caduto giù, va bene, ok. Oh, ti ho spezzato la difesa, eh? Tu sei giù, rimani giù. Io intanto vado ad accendere il faloccio. Facciamoci un giro, magari c'è qualcosa di interessante qua. Senza ovviamente andare a divagare un po' troppo. Oh, no, aspetta, 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 aspetta. Non è la lucina quella da accendere. No, quello è l'ingresso proprio del portale. Lo lasciamo lì. Però il falò va acceso, assolutamente. Non voglio rischiare altri casini. Ok. 11:35, abbiamo giusto 5 minuti, solo 5, vedrai. Però ci siamo persi l'ultima lucina. Allora, qua se non sbaglio, intanto qua non ci dovrebbero essere più i granchi, vabbè, eccolo là.
Dicevo, non ci devono più essere qua i granchiosauri, invece ce n'era uno bello davanti a me. Oh merda. Quindi volevi bloccare l'uscita. Guarda tutti in coro, che carini, che comitato d'accoglienza, guarda. Vabbè, perché ci vuoi fare? Perché ci vuoi fare? Allora, vediamo un po'. No, non c'è. Solo così posso fare il gancio. Ok, perfetto. Bello però. Cosa negativa è che mi usa mana. Una cosa stupida. Una cosa stupidissima. Giocando di merda, quando in realtà potevo lanciarli questa roba qua e ne facevo fuori 20. Quanto sono pirla? Vabbè, tanto devo staccare fra poco. La scheggia dell'osso del non morto. Bene, bene, bene. Molto bene. La scala. Sento zampettare, non so chi sia. Però la scala ci serve. Eh no. Giochiamo un po' alla merda, per cortesia. Ci lasci nulla? Ok. Mamma, quanto è alto. Ma perché non posso guardare più su di così, però? C'è qui il rischio che qualcuno mi venga sopra. Ed è un rischio veramente concreto in Dark Souls. Santuario, lascia un ciao se mi stai seguendo ancora, perché ho paura. Ma come sei bella. Perché ho paura che nella chat non funzioni, sinceramente. Quindi se mi senti, manda un ciao e vediamo un po'. Così prima di andar via ho la certezza che funzioni. Vieni qui, bella. Vieni qua, puttana. Ma no, puttana, vieni qui. Ma ti dico di venire qui. Vabbè, sei mia. Voilà. E ci potenziamo la signora qui. Ce la potenziamo con la titanite scintillante. Anzitutto accendiamo il falò e parliamo con il lupetto. Ah, bello. Sei stupendo, sei Galateo della legione. Chiedi di entrare nel patto. No, non ancora. Non ancora. Ulla. Ok, quindi prendo per vera la mia ipotesi, cioè che la chat non funzioni. A meno che non sia già uscito il santuario, non saprei. Eh no, il santuario c'è. Il santuario c'è, ma non dà la mano. Ok, vediamo che ora è. È 39. Un minuto di rush veloce per vedere cosa c'è qui. Bene, ma toccato. Oh merda. Vabbè, godiamoci i nostri alberi sospesi nel vuoto. Ok, io direi, ok, non dobbiamo per forza usare l'osso del ritorno, perché non ce ne facciamo niente adesso. Andiamo diretti al punto verso il diretti al punto verso il falò. Andiamo a potenziare adesso, rapidi, andiamo a potenziare la spada. Viaggia l'altare del vincolo. Vorrebbe una musichetta d'ascensore, molto lounge.
Ah, si è seduta la tizia qua, che carina. Andiamo da Andre. Just what need. Nice to see you. Ok, allora. Innanzitutto aumentiamo. Ah, dai il carbone, bella, dai il carbone di farm. Used to a fine pride, now I'll be praised the gods. Ok, rinforziamola. Rinforziamola subito, vediamo cosa ci offre. La spada di Idyllfield 138 più 27. Mamma mia, che bomba. Però. Aspetta. Cos'è che faceva questo? Ok, infondi. Non possiamo infondere quella di Idyllfield, ovvio. Però possiamo infondere il nostro randello più uno. Però anche il randello grande sarebbe male. 148. Però dovremmo avere 22. Vabbè, vediamo come lo possiamo infondere. 162. Niente di che. Niente di che. Innanzitutto assegniamo la cosa qui. 6 assolutamente. Rinforziamo. Perché scusa, il mio randello era sempre uno? No, vabbè, innanzitutto rinforziamo la spada di Irithyll più uno. Perché sì, perché lo decido io. Dopodiché più uno, più due e basta, più due finisce qui. Pretty, be careful. Ok, abbiamo anche abbastanza abbiamo abbastanza money. Eh no, il ladro non c'è più. Tornerà presto, quindi niente da fare. Sono i 43, un minuto d'orologio. Andiamo a salire di livello. Welcome host. Verdente. Then touch the darkness. Possiamo salire di 2. Allora, vediamo un po'. Io direi, opterei per la forza 20. Ma la destrezza non sarebbe male. Però anche l'intelligenza, magari metterla a 12. O la fortuna. Coperta di oggetti 112. Non sarebbe malaccio, però. Questo è un po' da dare un'occhiata al modo di gioco più avanti. Come fare? Cioè, se voglio usare un po' le stregonerie, mi conviene fare intelligenza e armonizzazione. All'armonizzazione mi fa salire il mana. Perché anche il. Mamma mia, la vitalità è pochissima. Però io opterei per la destrezza, ad esempio. No, la destrezza mi aumenta semplicemente la potenza dell'arco per ora. Vigore. Mamma mia, che ansia, cazzo. Tempra, tempra 17. Tempra 17. Ma io direi allora, facciamo così. Portiamo 20 e facciamo il primo cap a 20, dopodiché saliamo di tempra perché ci serve energia. Anzi no, anzi no, anzi no. Facciamo che portiamo anche la destrezza a 15 perché voglio armarmi bene. Assolutamente mi voglio armar bene. È un po' così. Credo un po' così. Farewell, Ashen Maid. Dopodiché vi saluto. È arrivato il momento per me di andare via. Ci vedremo probabilmente questo sabato, questa domenica. Molto probabilmente ci vedremo per una live di Overwatch, non saprei, qualcosa del genere. Intanto mi scuso tantissimo se sono stato offline per così tanto, ma
lavoro e modifiche al canale, come avrete visto, come avrai anche visto, Santuario, ho dovuto portare delle modifiche e fare dei test anche col microfono, equalizzatori e robe varie. Quindi ora penso che per ora siamo addirittura ad arrivo, non è detto che abbiamo finito le modifiche, però comunque sia ci siamo un po' assestati, quindi siamo a livelli discreti di canale, come ti posso dire, siamo a livelli discreti di impostazione, un po' di grafiche, quindi per ora si può streamare tranquillamente tutti i giorni, vediamo un po', ovvio se il lavoro non mi ammazza, come è già successo la settimana scorsa, quindi molto probabilmente farò Fortnite oggi e domani, ma potrò anche fare Overwatch perché non sono a casa mia, sono a casa della mia mother, e quindi intanto cadute random, quindi utilizzerò Overwatch installato a casa sua e anche Fortnite mi metterò a installarlo e speriamo che la grafica regga. E quant'altro, vi auguro un buon proseguimento di sabato, tante belle cose, e see you soon.